Roma ha festeggiato 2761 anni e in occasione del compleanno della città ben 1600 comparse hanno regalato a turisti romani un tuffo nel passato. Le sfilate organizzate dall'associazione Gruppo Storico Romano sono state un successo anche quest'anno e per l'intera giornata hanno intrattenuto romani e turisti. La parata dei centurioni e dei gladiatori è stata supervisionata dalla Direzione Generale dell'Antichità del Ministero dei Beni Culturali e del Dipartimento di Scienze Storiche di Tor Vergata. Insomma, una riproduzione di costumi, abitudini e rituali fedele alla storia che ha richiamato attorno a Piazza Venezia migliaia e migliaia di persone. Oltre alla sfilata dei figuranti in costume, il gruppo storico romano ha messo in scena combattimenti e momenti di vita dell'antica Roma, ricostruiti secondo le testimonianze storiche dell'epoca. È rimasto soddisfatto degli spettacoli per le celebrazioni del Natale di Roma anche il sindaco Ignazio Marino, che ha incontrato i figuranti. È un modo per raccontare la storia quasi trimillenaria della nostra città e siamo molto soddisfatti perché Roma, ha concluso Marino, in questi giorni si è riempita di turisti. Intanto la coppia qua dentro.